Buon sabato Pit Family, questo videovlog non doveva neanche esistere ma mi è venuto lo schilibizzo e siccome ho sempre la videocamera a portata di mano ho deciso ma sì intanto recco, quindi se lo state vedendo vuol dire che è andato tutto bene. Detto questo, ho appena lasciato Debbie da una sua amica, quindi sono solo soletto e siccome devo dirle che la prossima settimana affronteremo un caso una punta delicato e soprattutto pericoloso dal punto di vista paranormale, mi è venuta in mente l'idea di cucinargli e preparargli una bella cenetta, così che quando arriva la metto a suo agio, lei è contenta, poi se c'è da mangiare chi la conosce sa che vai a colpo sicuro. Quindi mi sono fermato adesso a comprare degli squisiti hamburger, un antipastino e poi ho deciso che gli preparerò, vediamo un po', lei patisce il caldo, anzi non sopporta per niente il caldo, quindi qualcosa di fresco ce l'ho. Insalata di riso e boh, ragazzi ve lo dico già, qua non sarà né un video di Cracco né di Bastianic ma di un povero ragazzo che decide di cucinare qualcosa per la propria ragazza, quindi fatemi in bocca al lupo. Io adesso vado a casa e mi metterò ai fornelli, speriamo. Questi sono i momenti in cui ti dici hai tutto, Paolo, hai preso tutto? No, perché dovete sapere che il problema di chi come noi abita un pochettino fuori dal centro abitato sono le classiche scene, cioè che tu arrivi a casa e dici oh cavolo il pane, mezz'ora di macchina per prendere il pane, oppure oh il sale, quindi ti fai tutta la cena insipida. Quindi sto facendo mente locale se c'ho tutto, ma dovrei avere tutto. Ok raga, sono arrivato a casa e mi è anche venuta in mente un'idea arrivando a casa, che potrei preparare la cenetta romantica fuori, all'aperto. Cosa dite? Ci sta, no? Mangiamo fuori, almeno che non ci mangiano le zanzare, però va bene dai, fuori, avanti, avanti, muoversi. Ok, casa. Sono arrivato, carne, insalata capricciosa, adesso insalata di riso, ok? Quindi io ho pigliato sta roba che c'è scritto con di riso, no? Per chi fa il cuoco ormai da anni, compra il con di riso. C'è un po' di tutto, oddio i piselli, odio i piselli. Vabbè, va bene, ok, quindi adesso cuocere il riso, perfetto. Il riso ce l'ho, oddio il riso ce l'ho. Il riso Flora, io ti amo Flora. Quanto riso devo fare? Perché l'ultima volta che ho fatto il riso ho cucinato per un'intera caserma. Perché ti frega, c'è una manciata. Mi ricordo mia zia mi ha detto una manciata a testa, una manciata. Cavolo vuol dire, se c'hai le mani come Gianni Morandi una manciata mangi per 10. Insalata di riso per due. Raga, guardate i piatti che faccio io, cioè difficoltà, facile, vai. Facile tanto. 150 Paolo, 150. Poi acqua a bollire, bollitore. Dunque, poi padella, pentola. Aspettiamo il bollitore, nel frattempo YouTube, se mi puoi mettere un po' di musica, grazie. Di questa invece ne vado fiero perché è la mia padella per fare gli hamburger. Su questa ho fatto grandi cose, piatti stellati. Allora, io gli metto sempre le sottilette perché a lei piace un sacco, quindi faccio hamburger sottilette. Potrei anche metterci una cipolla. Cioè, non una cipolla interna. Comando, la regola numero uno, avere sempre il balcone pulito, ordinato, tutto buono. We'll be right back.
follini. YouTube stop musica. Bolli, fai il clack, fai il clack. Bravo, bravo, bravissimo. Hopla. Bene, brava. Grandissima. Sale. Con il colpo mi trattieni il bicchiere. Se mi vedi in un angolo, ore ed ore, ore piene. La pozione è quasi pronta. Dunque, orario 19:51. Ok, allora ho preparato delle scaglie già di cipolle che andrò ad adagiare delicatamente sull'hamburger. Non vi capita a voi ogni tanto, soprattutto mi rivolgo al pubblico maschile, che quando tipo passate davanti ai fornelli, che non so, la vostra ragazza sta cucinando, vostra moglie o vostra mamma, e voi passate e girate, prendete il primo cucchiaio e girate, qualunque cosa sia, ma non c'è un perché, lo fate e basta. Ecco, io sono uno di quelli, cioè prendo e giro, come per dire ho contribuito anch'io alla cena. Allora, con questa inquadratura mi sento alla prova del cuoco. Ti sei lavato le mani, teso? Mi gaso da solo. Mi gaso, coi fornelli accesi. Intanto il riso lì. Che dite, eh? Siete tentati di girarlo ancora una volta? Secondo voi gli devo versare sta roba quando è ancora caldo, no? Quando è freddo. E soprattutto, il liquido che c'è dentro. Oddio, il liquido che c'è dentro. Ok raga, 20:06, quindi io scolo e vada come vada. Dunque, la situazione è questa. Beh sì, si vede una mazza, ma c'è del riso e ne sembra buono. Lasciamolo raffreddare e facciamo gli hamburger? Vai. Allora, la prima regola è riaccendere la piastra, andare di potenza decisamente alta, anche un 13, e cominciare a far scaldare la piastra. Il cucchiaio del riso è fondamentale perché viene anche riutilizzato per non sporcare troppa roba. Nel frattempo ovetto, filo d'olio. E guardando, porca miseria, un chilo d'olio. Ma scusate, guardando nella telecamera è un po' complicato. Comunque, chilo d'olio per non far attaccare l'uovo. Dopodiché, se vi attaccate voi, vi ammazzo. Giuro. Dunque, poi... Beh no, raga, con una mano diventa troppo. E voilà! Ovetto! Guardate l'ovetto! Guarda, sì, lo so, vi direte, ti emozioni per poco, sì, ti emoziona per poco. Allora ragazzi, andiamo di cipolla e sottiletta. Io giuro che se adesso pianto su un casino. Ce l'hai Paolo, ce l'hai, hai la situazione sotto controllo. Ora insalata di riso. Sì, ci siamo raga. Ragazzi, cioè. Sì? No? Vabbè, prepariamo tavola fuori, veloce, che sta per arrivare. Cosa dite? Sì, no? Adesso lasciate perdere il tosa erba, però. Le montagne, cioè la prospettiva, no? Cosa dite? È carino, no? Thank you.
Ok raga, ci siamo. Quindi hamburger, insalata di riso, capricciosa, cosa manca? Una candela. Candela, voilà, siamo a posto ragazzi, candela, bicchiere, c'è tutto. Allora non ci resta che aspettare Debbie che arrivi, ma tanto mi ha già mandato un messaggio, mi ha detto che sta arrivando, quindi ragazzi fatemi in bocca al lupo. Sta arrivando. Dior se n'è accorta, sta arrivando. Salve. Prego. Ma bello! Una cenetta a nome di candela. Ma bello! Ma che roba dolce! Diciamo che ci abbiamo messo tanto impegno. Chi? E beh, noi tutto, tutti la fede, gli animaletti, tutto. Abbiamo fatto un'insalata di riso, un hamburger. Wow! Pensa che volevo dirti di andare al McDonald's. Ecco, hamburger con un po' di cipolla, un po' di formaggio, un'insalata di riso, una capricciosa. Che hai comprato? Davvero? Grazie! Ma grazie! Ma non me lo aspettavo! Adesso devi assaggiare perché poi magari mi fai tanti ringraziamenti, ma... Vabbè, è una cosa carina, non me l'aspettavo! Sì. Da cosa vuoi iniziare? Ma sono tutti e due miei che sono diversi o...? No, in realtà mangerei anch'io. L'ora della verità. È buono? Buono. Meno male, ok, la prima è andata ragazzi. Mamma mia che sudata. Che buono. Sì, è buono. Avevo fame. Meno male, io lo sapevo. Come mai questa cosa così? Non sapevi cosa fare? No, innanzitutto perché ti amo. E lo sai. No, poi nient'altro. Cioè. Non so perché, ma quando succedono queste cose mi aspetto sempre. Cosa? Qualcosa. No. Buono. Sì. Molto. Sì? Molto buono. Ci stava. Quanto ci hai messo a fare l'insalata di riso? 10 minuti ha cotto il riso. Poi non sapevo come raffreddarlo. Poi mi ha aiutato il mio amico giallo Zafferano. Mi ha detto di mettere la roba in frigo. Spero sia buona. Sì, ci sta. Buono. Sembra buona. Ma tu sei fuori, non me l'aspettavo sta cosa. Che bello. Fallo più spesso. Ecco, facciamolo più spesso. Sì. Che buono. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, già solo per quello che sono riuscito a fare, per l'hamburger cotto bene, l'insalata di riso. Ma hai filmato tutto mentre cucini? Ho filmato tutto. Allora anch'io non vedo l'ora di vedere cosa hai fatto. È andato tutto perfettamente bene. Già solo per questo motivo, come vi dicevo, lasciate un like a questo video. Se lo merita, questa volta se lo merita, perché era veramente tutto buonissimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, perché lo sapete, no? Cosa dico io sempre alla fine di un pit stop? Che quando finisce il pit stop abbiamo giusto il tempo di riposarci, poco, che inizia una settimana davvero incredibile. Assolutamente sì. E a proposito di questo, tutta questa cena era per dirti che ho avuto una segnalazione, dobbiamo andare in un posto. Non mi indagino.
Se mi hai fatto tutto questo, vuol dire che sai che non mi piacerà per niente. È un po' pericoloso. Lo sapevo.